sono state individuate le ditte e sono state anche investite di questi lavori che inizieranno a giorni. E poi nelle more di questi lavori si è sul pezzo per ricercare risorse umane, quindi sanitari, che possono essere utili per questo tipo di utilizzazione della struttura, e attrezzature, respiratori e tutto quello che serve per accogliere i pazienti nell'ospedale. Che funzione dovrà avere in particolare? Innanzitutto una funzione d'emergenza, cioè si tratta di realizzare sia posti di alta assistenza, posti per terapia subintensiva e posti di terapia intensiva. Uh-huh. Un po' sul modello dell'ospedale di Scafati, che è attrezzato per questa esigenza. Quanti posti letto, per esempio, per la terapia intensiva? Ma guardi, l'ipotesi di lavoro prevede dai 25 ai 34 posti. Teniamo conto che lì già c'erano predisposte le possibilità, perché avevamo sale operatorie, avevamo posti di terapia intensiva e di rianimazione già predisposti, quindi è possibile andare anche in questa direzione. Poi nei tre piani distribuiti circa una quarantina di posti letto.